Prima di questa intervista si è rivelata più che conoscitiva, propositiva possiamo dire, perché c'è molto da fare e molto sta facendo la Polizia Locale di Milano volontariamente, non per comando, per andare nelle scuole, per stare tra la gente a comunicare i messaggi per un vivere sociale nuovo e obbligatorio per se si vuole vivere in un mondo migliore. Sì, sono più di 45 anni che la Polizia Locale di Milano si occupa della sicurezza stradale, di educazione alla sicurezza stradale, e in questo momento noi siamo qui a portare questo messaggio sulla sicurezza stradale a tutti i ragazzi, alle nuove generazioni che popolano questo grande festival. E qui noi abbiamo portato un simulatore di guida per far imparare i ragazzi alla guida sicura, e per simulare una guida sicura, e degli occhiali che simulano lo stato di ebbrezza, in modo che i ragazzi si rendano conto che la percezione durante la guida di un veicolo, di qualsiasi veicolo, è distorta da quella reale. E tutto questo converge in un concorso che noi facciamo a livello nazionale, che si chiama Ciak si guida, e che abbiamo quest'anno 4 giurati che hanno vinto questo concorso e che sono qui a Gifoni con noi. È un aspetto molto importante quello della cura della persona, perché prima ancora di pensare anche di un incidente stradale e di pensare alla propria vita che può interrompersi bruscamente per una leggerezza e per un senso di onnipotenza, perché si può tutto e si può anche superare i controlli della polizia. Questo è sbagliato, perché la vita a volte ci mette davanti a situazioni davvero molto difficili. Sì, è molto difficile comunicare ai ragazzi questo messaggio, perché nella loro esperienza che si devono fare, devono sperimentare tante cose. E noi puntiamo molto in questo momento su questo concorso, perché facciamo fare loro degli spot su delle tematiche che riguardano la sicurezza stradale, e che parlino ai loro coetanei, e quindi sono i ragazzi che guidano i ragazzi della loro età su queste tematiche. La Polizia Locale di Milano, una domanda, si occupa molto anche della violenza sulle donne e della prevenzione della violenza, è molto attenta alle persone che segnalano questo? Sì, abbiamo dei nuclei che si occupano appositamente di queste tematiche, ci sono tantissime persone che anche anonimamente si rivolgono a noi, e speriamo di poter essere utili a sensibilizzare un po', ad allargare questa sensibilità a tutta la società, a tutta la popolazione, insomma. Come stanno rispondendo i ragazzi del Gifoni Film Festival a queste vostre sollecitazioni, oltre a divertirsi a fare le simulazioni in macchina? Ma i ragazzi sappiamo che bisogna trasmettere questi messaggi attraverso il divertimento, attraverso un po' il gioco, e attraverso la responsabilizzazione di se stessi, perché dipende da noi, da ognuno di noi, la sicurezza. Ci ha fatto piacere che avete già visto e apprezzato il nostro spot contro il maltrattamento e l'abbandono degli animali. Sì. Un altro tema dove siete impegnati molto e dove sì, siete tra gli enti di eccellenza. Sì, ci teniamo molto anche a questo aspetto dell'abbandono degli animali, e ci sono degli operatori specifici
e delle norme che tutti siamo portati a conoscenza per sensibilizzare anche questo aspetto e questo problema che esiste anche da noi. La ringrazio e ci vedremo presto per organizzare campagne di sensibilizzazione in comune, perché non basta da mai. Grazie a voi. Grazie.